Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è finita la scuola e finalmente ritornano i videofighi. Infatti in questo video vi parlerò di questa fantastica Ultimate Ears Mega Boom Limited Edition. Una cassa che sì, è presente sul mercato da un po' di tempo, ma è una cassa veramente con i controfiocchi sotto tutti i punti di vista. Punti di vista che andiamo a scoprire proprio in questo video. Detto ciò, direi di non perdere altro tempo. Condividete il video qualora non l'aveste fatto perché mi sono impegnato tantissimo per realizzarlo e quindi iniziamo. Come sempre direi di partire da un rapido unboxing. Allora, questa qui è la confezione, devo dire, abbastanza grande. Al cui interno troviamo ovviamente la cassa, che per il momento mettiamo da parte. E oltre alla cassa troviamo anche l'alimentatore e il cavo micro USB in questa colorazione sgargiante. Oltre anche all'adattatore per la presa sia italiana e anche inglese. E infine, ovviamente non può mancare il manualetto delle istruzioni. Ma adesso concentriamoci sulla cassa, quindi buttiamo via tutto il resto. In questo caso ho a disposizione la colorazione nero-giallo, anche se su Amazon in generale, anche su altri store, se ne possono trovare di vari tipi. Sotto questo punto di vista c'è una grandissima personalizzazione. Parlando della cassa, intanto vi dico che è abbastanza grande, infatti è un cilindro alto 22 cm con 8 cm di diametro e pesa. Pesa infatti circa 900 grammi e non è la cosa più comoda al mondo da trasportare, anche se proprio per questo ci viene in aiuto questo piccolo gancetto posto sul lato. Magari ci attacchiamo un moschettone e risolviamo il problema, così possiamo attaccare la cassa allo zaino o in bici o anche alla doccia, perché no? Questo gancio che tra l'altro nasconde una cosa molto particolare che di solito non si vede su casse di queste dimensioni. Infatti, se lo svitiamo, come si vede, c'è il normalissimo attacco per il cavalletto. E data la sua altissima qualità, di cui dopo vi parlerò, potrebbe anche essere utilizzato come dispositivo principale per un piccolo impianto. Quindi, perché no, potrebbe anche rivelarsi utile attaccare ad un cavalletto e metterlo sulla scrivania. E come vedete, questa linguetta qui, una volta tolta la vite, può anche essere rimossa. E al suo interno troviamo tutti i vari collegamenti, quindi jack da 3,5 mm per utilizzare la cassa cablata, quindi via cavo. E ovviamente anche la porta micro USB per la ricarica della cassa. Come vedete, gli ingressi sono abbastanza incassati, infatti quando si va a chiudere la linguetta, la cassa diventa completamente impermeabile ed è certificata secondo lo standard IPX7, ovvero metro di profondità per 30 minuti. E questo è un grandissimo pro perché possiamo utilizzare la cassa al mare, in piscina o anche in doccia, senza preoccuparsi che si rompa. E comunque, se ve lo stesse chiedendo, non è molto fastidioso collegare l'AUX o la micro USB. Tra l'altro, proprio vicino alla micro USB è anche presente un LED di stato che diventa rosso a batteria scarica e diventa bianco quando la cassa è sotto carica. Sempre parlando di caratteristiche esterne, lo speaker è completamente ricoperto da un materiale gommatino e morbido e anche da questa griglia che dà una bella sensazione in mano. La grandezza di questa cassa però può anche essere vista come un pro, infatti anche sinonimo di robustezza e di solidità. Infatti comunque è costruita molto bene e riesce anche a sopportare urti e piccole cadute. In ultimo, sempre secondo la tradizione di Ultimate Ears, anche qui sono presenti due grandissimi tasti per il volume che tuttavia sono leggermente duri da premere. Per quanto riguarda la scheda tecnica, questo speaker è dotato di Bluetooth 4.0 e ha una portata impressionante che supera abbondantemente anche i 10 metri. Per eseguire il pairing via Bluetooth bastano una manciata di secondi, infatti basta solamente accendere la cassa, premere sul tasto per entrare in modalità abbinamento e dal vostro dispositivo premere sul nome della cassa. E oltre ad essere uno speaker eccezionale, è anche un viva voce abbastanza buono, infatti in generale la qualità della chiamata è più che buona, anche se a volte il microfono fa un po' fatica a catturare bene il suono della nostra voce. Ok, come mi senti? Lontano. Lontano? Sì. Anche, E adesso? mi sento proprio lontano, cioè. Grazie. E comunque mi sento due volte.
Ah, vabbè, sì, perché mi capiva voce. Ok, grazie. Ciao, ci vediamo Perfetto. dopo. Ma dopo avervi raccontato tutto questo, adesso è il momento di dirvi come lavora questa cassa che vi cattura sin dal momento in cui la accendete. O la spegnete. O vi ci collegate. O anche quando attivate l'assistente per avere alcune informazioni, come ad esempio la carica residua. 70% di carica. Pertanto non vi dirò io come suona, ve lo dirà direttamente lei. E come avete sentito, io non ho altro da aggiungere. Purtroppo ho dovuto inserire delle canzoni senza copyright, però se passate dal mio profilo Instagram, il link ovviamente lo trovate giù in descrizione, potrete ascoltare un altro piccolo test. La qualità sonora di questa cassa è stupenda. Alti cristallini, medi che non si impastano e bassi che sono la fine del mondo. Come qualità siamo molto vicini, se non addirittura qualche pelino sopra, il mio Stereo Sony che vi ho presentato un po' di tempo fa. E sì, non fate caso allo schifo che c'è lì dietro, vi assicuro che un tempo c'era un cable management, ora la scuola è finita. Quindi un giorno di questi mi metto e sistemo, promesso. A detta di Ultimate Ears, questa cassa riesce a raggiungere un picco di 90 decibel. Ve lo dico di già, non riuscirete sempre ad utilizzare a volume massimo, il volume è molto alto, ma anche a quei regimi lì la cassa si comporta veramente molto bene. Se vogliamo essere pignoli, 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 un filino tende a distorcere, ma è veramente impercettibile. Un'altra caratteristica che ho apprezzato tantissimo di questa cassa è l'audio a 360 gradi, reso possibile attraverso i 4 driver posti lungo il cilindro. Anche qui, se vogliamo essere veramente pignoli pignoli e ci mettiamo con l'orecchio attaccato, ovvio che si percepisce il vuoto, i driver sono 4, non sono 40, ma anche qui chi è che si mette con l'orecchio attaccato rischiando seriamente di diventare sordo? Anche l'autonomia è veramente molto buona, circa 20 ore di riproduzione. Ovviamente questo valore dipende tantissimo dall'utilizzo che ne fate, dalla musica che ascoltate e anche dal volume. La ricarica avviene a 12 watt e i tempi sono nella norma, in circa 2 ore e mezza. La cassa è completamente carica, c'è da dire anche che dopo 20 minuti di inattività la cassa si spegne automaticamente. Ma non è finita qui, infatti, scaricando l'applicazione Megaboom abbiamo a disposizione qualche funzione in più, come ad esempio la possibilità di collegare più Megaboom contemporaneamente, se non sbaglio, fino ad un massimo di 150, e tra parentesi, se lo fate, postate una foto e taggatemi, o anche la possibilità di accendere il Megaboom se è vicino a noi. Ho anche la possibilità di utilizzare delle gesture per far partire la musica, anche se ho notato che queste non è che funzionino sempre. Ma non finisce qui, infatti possiamo anche modificare il nome della cassa, aggiungere anche delle sveglie personalizzate e c'è anche la possibilità di equalizzare il suono attraverso un equalizzatore a 5 bande, che è vero, non modifica tantissimo il comportamento dello speaker, però aiuta, aiuta. Ma questa non posso farla. Vediamo chi comprende la citazione. E comunque, se lo si sa utilizzare, qualche piccolo cambiamento lo si avverte. Parlando invece del prezzo, ecco, ora arriva la nota dolente, infatti si parla di circa 300 euro sul sito ufficiale. È una bella somma che la fa entrare anche in diretta competizione con casse di marche anche più blasonate, tipo Bose, Harman Kardon e altre ancora. Anche se questa cassa si difende molto molto bene. Tuttavia, soprattutto su Amazon, sia questo ma anche altri modelli sono spesso in offerta e la media si aggira attorno ai 150 euro. Anche se il mio amico che me l'ha prestata per girare questo video l'ho trovata in super offerta
e l'ha pagata solamente 100 euro. A quel prezzo è veramente da prendere ad occhi chiusi. Oltre al prezzo, secondo me un altro fattore da considerare sono le dimensioni non proprio contenute. Per farvi un piccolo paragone, lo speaker è più grande di una lattina da 500 ml, anche se per questo problema esiste la soluzione e si chiama Ultimate Ears Boom 2. È una versione un po' più tascabile rispetto al Mega Boom, ma ne eredita tutte le caratteristiche, a parte ovviamente dimensioni e prezzo un po' più contenuti. E volendo abbassare ancora di più l'asticella, esiste anche l'UE-ROLL 2, anche lui se la cava egregiamente. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, ma soprattutto seguitemi su Facebook, Twitter ed Instagram per essere sempre aggiornati. I link come sempre ve li lascio giù in descrizione, ma soprattutto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo settimana prossima in un nuovo video.